Avete presente quel tipo di soggetto che dice sempre di fare mille cose per agevolarsi la vita, ma poi periodicamente non fa nulla? Ecco, quella sono io. Ogni volta che mi metto in testa qualcosa, finisco sempre per rimandarla, per una ragione o per un'altra. È il principio del procrastinatore. Ma in questo periodo, dove per il bene delle persone che ci circondano siamo obbligati a restare a casa, io ho fatto una lista di quelle cose da fare che ho sempre rimandato per sfruttare al meglio questo tempo e non sprecare niente. Sto solo cercando di essere migliore. Forse dovresti provarci anche tu. Ragazzi, bentornati ai video Riordiniamo con Mucca Carnivora. Non lo so, c'è la mia lista di cose da fare e al... 1, 2, 3... Sì, sto guardando laggiù perché la vedo da lì. Quinto posto, no, sesto posto, cioè sistemare la toiletta. C'ho la mezzona trucchi che, come vedete, è un po' affollata. Comunque, sì, anche oggi è un video velocizzato, solo con musica, qualche volta che parlo, ma prevalentemente musica e riordinamento. Questo mi serve per il video che giro poi. Comunque, questo è della telecamera. Bello come sto spostando gli ordini da qui a qui senza mettere in ordine. Ok, allora, ciao. Bene, ora tutta la roba è qui per terra, puliamo. Sedere, comunque ho appena svuotato qui, ora prendo l'aspirino, che non ho la minima idea di come si chiama in italiano, l'aspiratore piccolino, e no, prima devo pulire con lo straccio perché fa letteralmente schifo, evviva, quanto lavoro! Spiegate come sono riuscita a sporcare di trucco il cassetto delle medicine? Io non lo so, io lì ho delle turbe mentali. Sono stanca di già e adesso devo rimettere tutte le cose che ho per terra in ordine nei cassetti. Quindi questo sarà il cassetto dei mascara, questo sarà il cassetto delle matite e degli eyeliner. Bene, adesso devo capire cos'è un mascara e cosa no.
ho questo barattolo figo, ma non lo uso per mai. Al posto di utilizzare il tappo di questo, che era piccolo, stretto, potrei provare a mettere le spazzole qui. E poi Lucrezia, provo a mettere le spazzole qua dentro, in questo vaso, magari ci entrano. Ma secondo me no. Ora io devo prendere tutti i medicinali e metterli qua. Ci riuscirò? Bene, riordinato. La toiletta è riordinata e si sta domandando: ma questo non lo riordini? No, perché è tutto riordinato, tranne questa parte che vedete. Il problema è che queste cose stanno qui, perché sono le cose essenziali. Questo non è essenziale. Questo neanche. Ok, non è vero. Devo solo spostare i medicinali non essenziali nella... cassetto dei medicinali. È un mondo piccolo. Raga, ho riordinato. Se vi state domandando perché non ho svuotato questi, è semplicemente perché sono ordinati, lo so. Tutto ordinato. Guardate che belli i miei animali, sono sui giornali. Le cose su cui andare fiera. Di cui andare fiera. Vabbè. Bene. Bene raga, questo era un altro video inutile. Adesso vado a girare il primo pezzo del video del libro di Primo Levi, spero, perché in realtà io ho aperto, ho visto un libro e ho detto ehi, è il libro, poi magari è qualcos'altro, ma vabbè, fuck, è ordinata, resterà ordinata per 3 ore, se siamo fortunati. Cosa che ho detto anche nel video in cui riordinavo l'armadio, questi video sono più video che per me, perché per voi, è che non ho voglia di mettermi a fare video complessi in questo momento. Quindi faccio questi video più tra virgolette scialla e vi consiglio di farlo perché mi sento veramente bene a vedere ordinato. Adesso proprio mi verrebbe voglia di prendere quella libreria e ordinarla. Così soprattutto perché è la cosa più disordinata che vedo in questo momento. Anche se... era ordinato stamattina il divano. Cosa è successo? Perché c'era il cesto di là sopra? Raga, ciao. Ah, ricordate che i mucchi carnivori vi osservano sempre, anche mentre ordinate. Ciao. Aiuto. Raga, devo fare la clippina, quella del video, della sigla dei video che usciranno nel periodo in quarantena, quelli in cui seguo la mia lista delle cose da fare, e mi sono resa conto di non avere una mascherina.
Credo che dopo aver fatto questa clip io me ne andrò a rapinare una banca nel Far West. Ciao. Mi è andato negli occhi. Mi è andato negli occhi, cazzo. Evviva. Aspetta, rifacciamo. Scusa. Non devi ridere. Scusa. Non devo guardare in casa. No, devi no, se guardo in camera vedo te che, ti... che mi fa ridere. Che? Deve far ridere. Che è sta stronzata. È il coronavirus. Lo so, l'ho capito. Ma si deve la mucchina. Ma chi ha messo un sasso qui? Io.